Il discorso è che ognuno potrà prendere quello che gli serve, come dicevo prima, questa tavolozza di colori, e il fatto di scegliere non solo il colore, ma la tonalità di colore che gli è più propria, no? Questo credo. Ora sei in diretta. Mi dire che fino adesso non ero in diretta. Non è possibile. Se c'è qualcuno che mi racconta se mi ha sentito fino adesso, sarei felice, se no vedo che adesso si è accesa, se è in diretta, prima non. Esatto, vedo che ho parlato per niente. Allora, adesso sarò poi fuori orario. Allora, tre spettatori. Un commento. Gaeta, Cres Cristina. Beh. Ciao a tutti. Allora, io ho parlato dalle 7:30 praticamente abbondantemente. Non so se il video poi può essere registrato, è stato registrato da Gaetano e meno, ma insomma io pensavo di essere in diretta perché io mi vedevo, eccetera. Adesso mi è venuto il dubbio e ho fatto bene a farmi venire il dubbio. Allora ne approfitto brevissimamente non so, per ripetere due cose. Azione FIFA, questa ancora ogni volta, va bene. Ripetere alcune cose che ho detto prima, anche se ne ho parlato molto, e quindi sono molto perplesso. Allora, volevo parlarvi allora di questo libro che si chiama Le radici del futuro, che è l'ultimo libro che è stato appena partorito ed è un libro che è stato scritto a, diciamo, a 44 mani, come dicevo prima, nel senso che ho coinvolto molti amici sia terreni che dell'aldilà tramite medium e sensitivi sia in Italia che in America per scrivere un diario, per fare un diario in questo momento di pandemia, quindi di grande difficoltà, come si diceva, come stavo dicendo, che la pandemia in questo momento ha fermato il tempo. E dice, se paragonate il ciclo della nostra esistenza terrena a un vecchio disco di vinile a 33 giri, è come se la puntina del nostro grammofono si fosse sollevata per un po' di tempo. Ora il disco riprenderà a suonare e succederà che tutti gli eventi sospesi si verificheranno valanga, uno dopo l'altro, quasi a recuperare il tempo perduto o la musica non ascoltata. Di fatto, questo silenzio ha costretto molti esseri umani a guardarsi dentro e a prendere decisioni. Chi non è stato in grado di farlo ha lasciato il pianeta o è impazzito. Vedi l'aumento di suicidi, omicidi e violenza. Ora ci sarà una forte accelerazione nel bene e nel male, anche se tutto questo consentirà l'evoluzione del pianeta Terra. Questo per dire che nel momento della pandemia ci siamo trovati dei grandi muri, ci siamo trovati isolati, ci siamo trovati a non avere il tempo di scegliere dove stare, con chi stare e cosa portarci dietro. E quindi il senso un po' anche di questo diario, che come dicevo prima, nasce nel tempo nostro, nel tempo reale, umano, fatto di giorni, mesi, anni, e si proietta nel non tempo, cioè nel tempo che conosceremo una volta, quindi che torneremo a casa. Quindi è un diario abbastanza anomalo, perché da un lato un diario si presuppone che segua dei ritmi molto particolari, che sono quelli degli eventi del passato. All'epoca il diario era un qualcosa che i ragazzini, soprattutto le ragazzine, dove le ragazzine riportavano gli eventi che erano sempre legati al passato, poi con l'epoca dell'andare a scuola, perché
pian piano ha cominciato a registrare i fatti correnti e ha cominciato anche addirittura a proiettarsi nel futuro. Nel futuro, nel senso che si doveva cominciare a scrivere come si chiama, le interrogazioni. Le firme dei genitori, se uno era assente, sono le note di merito e tutte queste cose qua. Quindi il diario ha avuto una sua evoluzione. Questo diario è molto atipico, nel senso che nasce come diario, quindi uno si aspetta che i giorni si susseguano. Però, dato che è legato anche alla mia aspettativa, in qualche modo, di ricevere dei contributi da altre persone, contributi che ovviamente non potevo essere in grado di forzare, cioè di sollecitare oltremodo, perché insomma, mi sembra poco corretto, è nato un tempo, un ritmo che è molto anomalo e che segue l'energia di quello che è scritto. Secondo me può essere anche quasi un seguito del patto dell'anima, là dove si dice perché le radici del futuro. Le radici del futuro perché le radici sostanzialmente rappresentano qualcosa di concreto, il nostro radicamento. Anche Jung parlava dell'albero come archetipo quasi della vita, cioè che legato alle radici da un lato, poi c'è il tronco, poi ci sono le foglie, i frutti che cadono, quindi richiama anche la ciclicità della vita e tutte queste cose. Perché un seguito? Perché mi viene quasi da pensare che un seme in qualche modo possa decidere dove andare a vivere, dove andare a crescere come pianta, come frutto, eccetera. Quindi crescere magari in un posto dove sa o dove succede che possa essere oggetto, quella foresta, quel bosco, di un fuoco, di un incendio, e quindi essere bruciato, e quindi creare in qualche modo una reazione, una consapevolezza sul significato dell'albero. Quindi sembra che è una cosa abbastanza particolare questo libro, ed è un libro che sostanzialmente parla di amore, parla di tempo e amore, tempo, amore, energia, l'energia che dai a tutte queste cose. Quindi questo momento di grande separazione è stata, in cui uno si è trovato da solo, senza avere proprio la possibilità di scegliere, le cose che gli andavano meglio. Quindi ha scoperto pian piano quello che gli serviva e quello che veramente era superfluo. Questa secondo me è già una cosa molto molto importante nella vita, che molte volte ci contorniamo di una marea di cose che non ci servono, e invece sarebbe veramente il momento di guardare dentro a noi stessi. Questa è stata proprio la grande opportunità che ci ha dato questa pandemia, questo momento di grande isolamento che ha creato, da un lato ha creato anche danni, dall'altro ha favorito anche molta chiarezza. Molte coppie che stavano insieme tanto per stare hanno avuto finalmente il coraggio di far emergere le loro problematiche, quindi anche di separarsi. Quindi ci vuole molto coraggio anche in fare queste cose. Altri che invece non hanno deciso di farsi andare bene la cosa, sicuramente non hanno compreso che nella vita ci vuole veramente sempre coraggio, coraggio per cambiare, per veramente scoprire le cose che fanno bene a te. Fanno bene, ma non da un punto di vista egoico, fanno bene a te perché se tu stai bene con te stesso, hai capito cosa sei qui a fare, secondo me sei assolutamente in grado di poter aiutare gli altri, poterli amare, in maniera più effettiva, cioè vera, in maniera vera, perché dice quello che dicono, dice l'essere umano ha perso il cuore, ha dimenticato la ragione per cui ha deciso di fare l'esperienza terrena. Scendiamo nella materia per risolvere i nostri problemi e per imparare, ma soprattutto per amare. E con questo che dobbiamo imparare, si dicono che dovremmo imparare ad amare in un modo diverso. Noi siamo sempre qui a dire che
non ci ama abbastanza, cioè magari uno ha un contenitore di amore più grande di quello che l'altro gli può donare e quindi non gli basta quell'amore lì, ma vuol dire che l'altro non lo ama, cioè bisogna cominciare veramente ad accettare l'altro, accettarlo e cercare di aiutarsi per migliorare, cioè uno molte volte, qua c'è un esempio che dice molte volte state insieme e ci sono delle persone talmente legate che magari sono a migliaia di chilometri di distanza, molto più legate, molto più in sintonia, molto più vicine da un punto di vista di sentimento di due persone che magari sono sedute sullo stesso divano, ognuno sta pensando alle sue cose. Quindi è importante cercare di cambiare un po' il metro, la valutazione, perché dice che noi tendenzialmente tendiamo a misurare l'amore e l'amore non è una cosa che si possa misurare. È una cosa, un'emozione, e un'altra cosa che viene detta in questo libro che come se ci fosse un secondo DNA nostro, che è quello costituito dalle nostre emozioni. Dalle nostre emozioni che sono quella cosa che noi ci portiamo di là. Tutto quello che è inciso emotivamente su di noi sarà qualcosa che noi porteremo di là. Noi, quando in alcuni libri si parla un po' di quello che succede quando ti rifanno vedere la vita che hai vissuto e tu la vedi come da chi ha subito le tue azioni, quindi lì veramente l'anima comprende il danno che può aver fatto una parola, che può aver fatto un gesto. E molte volte non ci si rende conto. Invece è proprio quello che è l'unica cosa che ci portiamo di là, perché tutto il resto lo dobbiamo lasciare qua, cioè a parte voglio dire il corpo che lo sappiamo, ma non ci portiamo proprio nulla dall'altra parte. E il nostro spirito, la nostra energia, una volta priva dell'involucro fisico, porta con te i sedimenti delle emozioni e dei sentimenti che abbiamo provato in vita, rabbia, paura, rancore, odio, come pure amore, tenerezza, compassione. È un po' quello che dicono nelle varie comunicazioni, che poi si ritrovano, perché poi cambiano le parole, cambiano le cose, ma alla fine ci sono delle, io le chiamo verità, sono le mie verità, come ho sempre detto, io non bisogna mai pensare di immaginare di portare delle verità assolute. Quello che dico io è qualcosa che io sento, che mi risuona. Poi ognuno può prendere quello che gli fa comodo, quello che gli risuona, perché poi ognuno di noi è diverso. Ognuno di noi ha un suo karma, una sua storia, una sua educazione. Quindi ogni momento, ognuno di noi è veramente la sommatoria di tutto quello che è stato, quindi in questa vita e forse anche in quelle passate. Quindi molte volte noi siamo molto, molto veloci col giudicare il prossimo e non ci poniamo la necessità di voler veramente capire, metterci nei panni dell'altro. Poi, come avevano anticipato in questo libro, prima che lo scrivessi, avevano detto che il libro avrebbe dovuto essere un po' diverso dagli altri, che io ero sempre stato molto legato al mondo delle stelle, sono sempre avuto questo grosso fascino così, dei pianeti, delle stelle, e neanche farlo apposta, in questo libro si parla moltissimo di questo, si parla dei gatti, si parla di Orione, si parla dei cetacei, delle balene. E dei delfini, insomma. E direi che è un libro stimolante in qualche modo, nel senso che è un po' come il patto dell'anima che ha sollevato degli argomenti molto particolari e quindi per affrontarli con ottiche un po' con occhiali diversi, diciamo. Questo libro è più
è meno centrato sugli argomenti, però ti coinvolge perché poi evidentemente se tu riesci solo con una frase, una comunicazione a proiettarti in un nanosecondo a quando avevi 4 anni e sei lì. Quindi vorrebbe quasi dire che questo tempo noi lo stiamo effettivamente vivendo nel non tempo già, cioè se io riesco con l'emozione, mi ritrovo lì, sento quel pathos che ho avuto quando, non so, mia figlia è caduta e non sapevo, avevo paura di un incidente, che la bambina era sdraiata per terra. Caspita, questa cosa qui in un nanosecondo mi ha portato lì. Quindi questa ti dà proprio una dimensione alternativa. Del tempo, di un tempo che non è quello che noi conosciamo, fatto di giorni, mesi e anni. E in questo senso io, che ho sempre avuto una grande frenesia di fare, sono stato abituato, sono stato costretto a dover seguire un po' dei ritmi che non sono quelli che mi sono consueti. E quindi credo che sia stato anche terapeutico il poter scrivere questo Radici del futuro. Io sono molto dispiaciuto che questa sera non sono riuscito, ripeto, tutta la prima parte credo che nessuno abbia avuto l'opportunità di sentirla. Non so se può essere stata registrata o meno. Comunque, peccato, perché avrei avuto veramente avuto voglia di parlare anche magari di un altro argomento che era il suicidio, che mi ero ripromesso di parlare con voi questa sera, come avevo anticipato, però evidentemente ho dovuto in qualche modo mi farò un corso speciale a questo punto su tutti i bottoni da attivare in modo corretto, perché prima non succedeva niente, poi ho visto video a posto, mi vedevo e quindi ero bel tranquillo e poi non volevo toccare più di tanto, insomma, come sempre la tecnologia per me ha qualche piccolo limite, sono sempre per la sana penna eccetera. Comunque, io mi auguro che la prossima volta sia possibile che tutto vada in maniera più lineare come comunicazione, perché ne abbiamo sempre avuta una, sempre diverse, voglio dire. Adesso l'audio c'è l'audio, qui c'è sempre questa cosa che mi dicono degli FPS troppo bassi, che non ho rinunciato ormai a capire cosa siano, sono i frame, cioè non posso, o devo cambiare casa, o cambiare computer, cambiare, non so, adesso arriverà la fibra, per cui forse con la fibra andremo più veloci, e questo magari me lo auguro, insomma, alla fine, ecco, queste dirette sono una grandissima cosa, proprio perché hanno questa possibilità di collegare le persone, quindi sarebbe bene che le persone si collegassero, non facessero come me, però, sai, rispetto alla presenza, al fatto di avere delle persone davanti, almeno sai creare, cioè, se uno dice non sento, vuol dire che te non stai parlando, cioè, sarebbe più se quel microfono funziona. Qui è un pochino più elaborata, però vedo che forse devo solo fare ancora un po' di scuola, perché evidentemente ci sono ancora dei problemini. Io spero che voi possiate leggere questo nuovo libro, che non trascuriate come non vanno trascurati i figli che restano, i vecchi libri, nel senso che ogni libro, come dicevo prima, è una piccola parte di chi lo scrive, quindi gli ultimi libri sono nient'altro che pian piano quello che si è accumulato dopo aver scritto i precedenti. E va bene, la prossima volta direi che parlare del suicidio può essere importante, anche perché è un fatto talmente traumatico, e ci sono delle spiegazioni anche dove dicono che chi si suicida è un'anima molto, molto
molto forte, un'anima di grande, che ha un potere enorme di trasformazione su chi resta, e quello che è successo sicuramente mi ha trasformato la mia vita, magari riportandomi su un cammino che mi ero dimenticato. Quindi questo è stato, però bisogna cercare di sfatare comunque i sensi di colpa, cioè bisogna cercare di sfatare la paura che poi dall'altra parte siano, soffrano, se tutti i figli, adesso anticipo brevissimamente che tutti i figli che si sono tolti la vita, chiaramente è stato un errore. Noi abbiamo questo grande dono del libero arbitrio, quindi ci è concesso anche di sbagliare, ovviamente. Siamo qui non certo per amare, per uccidere né noi stessi né gli altri, siamo qui per amare, e questa è la nostra, quello che l'anima si prefigge sempre. Poi è chiaro che uno si può dimenticare quello che era il percorso vero e andare in deroga a quello che la sua anima aveva deciso. Non c'è niente di irrimediabile. I figli poi sono, questi figli nostri dicono che si offrono come aiuto per quelli che arrivano con la stessa metodologia, e quindi hanno una missione molto molto importante. Poi è chiaro, come si dice, come dicono normalmente tutte le varie comunicazioni nei vari libri che sono alternati, nulla è irreparabile. Loro dovranno riporsi, si troveranno a doversi porre lo stesso tipo di problematica, e quindi se si ricorderanno questa esperienza, quella volta supereranno. Però nel frattempo loro fanno un lavoro enorme dall'altra parte, proprio di grande aiuto, sia per cercare di evitare a chi ha magari la debolezza di dire me ne vado, non ce la faccio più, sia per aiutarli quando sono dall'altra parte. Quindi loro sembra che ci provino sia prima che dopo, e quindi per dare un po' di consapevolezza, che poi è sempre la cosa che serve, la consapevolezza, perché sia di qua, anche di là, non è che sia immediata, cioè quello che ho capito è che non sia una cosa assolutamente immediata, e la consapevolezza è legata veramente al cammino dell'anima, alla sua capacità di rendersi conto, e anche da parte dell'anima di non avere sensi di colpa, perché in alcuni passi di questi libri c'è scritto che appena di là si è resa conto del dolore che aveva causato, e quindi questo ti fa male comunque, perché non è che quando siamo dall'altra parte poi diventiamo tutti santi, eccetera, siamo sempre noi, e quindi siamo noi con le nostre debolezze, con le nostre paure, con le nostre. Però è chiaramente abbiamo una visione tale che ci consente di poter vedere un po' meglio. Io ringrazio le persone che sono riuscite a sentire qualcosa, e mi spiace di quello che è successo, e spero che magari sia stato salvato in qualche modo quello che avevo detto prima, se no racconteremo delle altre cose la prossima volta, sperando che vada meglio. Grazie a tutti e buona serata.